Sì, anche su di te, sulla tua storia, con passioni, eccetera. Certo. Gossip. Vabbè, per forza, questa è la prima cosa, il primo motivo per cui ti abbiamo invitato. L'unica cosa. Ragazzuoli, buondì, ormai buonasera qua dalla Val di Sole. Secondo episodio appunto qui della World Cup, più incazzata, più tecnica del mondo per quanto riguarda la DH e più spettacolare secondo me per le gare che ho visto per quanto riguarda la cross country, ma dopo il nostro ospite ce ne potrà parlare. Detto questo, cominciamo e andiamo avanti con gli ospiti di questo bel weekend con il nostro, ormai per me, il mio Ulisse. Ciao Ulisse. Ciao Zini, come stai? Molto bene, grazie. Se penso tu sia il primo ospite internazionale, cioè non italiano, del podcast. Sì, immagino che si sente poi. Subito. Ci sta. E partiamo a bomba, Ulisse. Breve introduzione di quello che fai, anche perché sì, fai talmente tante cose che... Non mi ricordo neanche io, guarda. No, io ti ho conosciuto perché tu lavori per Blue Glass e per Matt, giusto? Sì, esatto. Ma questo non è il tuo unico lavoro, giusto? Diciamo che è dedicato 100% per Blue Glass e Matt, ma faccio tante cose. Siamo una piccola realtà e cerchiamo di fare il più possibile, quindi mi occupo della parte stampa, quindi okay, relazionare anche un po' con te e con i giornalisti, ma adesso buona parte del mio tempo è dedicato alla foto e gestisco anche i sponsoring dei team di mountain bike, quindi cross country, downhill e enduro. Okay. Anche BMX, ma più limitato poi. Ok. Enduro e DH, che team? Allora, abbiamo in enduro il team Orbea e il team Rossignol, e in DH il team Continental Improve e Scott, Downhill Factory. Okay. Da qui si aggiunge anche, hanno fatto un team di sviluppo con i ragazzi giovani per farli crescere, quindi anche un team che supportiamo parecchio. Ok, ma poi abbiamo testa questa cosa di Teddy Commensal? Allora, sì, io lavoravo per Commensal prima. Ah, ok, ecco perché avevo questa cosa in testa, ok. Quindi anche per quello che mi occupo di più del mondo mountain bike, alla Met, e il Bluegrass, perché è un po' più il mio DNA. E quindi, no, è anche bello, diciamo, di poter seguire un po' tutto e non solo una parte. Sai, di poter venire qua, a Val di Sole, seguire atleti, creare contenuto con loro. Anche supportiamo alcuni italiani come Davide Capello, che è bravo, molto bravo, quindi cerchiamo anche di supportare anche, anche Toto e anche Toto. Sì. Ma hai cominciato ad andare in bici perché hai cominciato a lavorare per Commensal o eri già appassionato di bici? Guarda, ero appassionato di bici da quando sono ragazzino. Non è che non ho mai fatto un granché, non ho mai gareggiato più di tanto, ho fatto la mega, ho fatto un po' di gare così. Le quando l'enduro, insomma, sì, ma toste, ma molto, ero molto lento. Okay, poi quando esatto, me la cavo, ma quando all'epoca l'enduro, quando avevi un 120. Okay. In realtà come tutti gli ospiti che abbiamo avuto mente, Ulisse. Lui dice che va piano, ma in realtà non va piano. Dai, dai. Perché quando siamo andati a girare insieme, che sono andato a trovarlo, dove non mi ricordo mai in che valle siete voi con l'azienda. In Valtellina. Sì. Scusate. Sì, lapsus. Abbiamo girato un po' insieme. Abbiamo girato e non va piano, lì, per niente. Sei troppo gentile. No, ci mancherebbe. No, e quindi è nata veramente così. Poi ho fatto una scuola di marketing e piuttosto che lavorare per un'azienda qualsiasi, guarda, ho mandato un mio curriculum a Commensal e mi hanno detto di sì. Vieni. Ma così non conoscevo nessuno, quindi quello ringraziare sempre Max Commensal per l'opportunità. Perché uno che dà le opportunità così, e nel mondo della bici purtroppo ci sono poche realtà che ti danno così la possibilità di partire da zero. Okay. Sì, tipo tu sei un giovane, arrivi, lui crede in te e parti. E beh, figo, alla fine non è facile entrare da zero. Sì. Che poi tu lavoravi per Commensal fino a quanti anni fa? Ho fatto dal 14 al 17, 3 anni lì in Andorra. Ok. E poi ho cambiato e sono andato alla Met. Quindi
Da Andorra, da Andorra alla Valtellina, non male. Da Andorra alla Valtellina, dai, ci sono montagne, lo sci, a me mi piace il snowboard, quindi cercavo una realtà che era nelle montagne, con un buon riding, la possibilità di andare a sciare. Hai trovato anche l'amore? L'avevo trovato in Andorra, l'ho portata in Italia. Ah, ok. La tua figlia non è italiana? Lei non è italiana. Ah, no, ok. No. E di Andorra, quindi allora, ho avuto un lapsus, pensavo fosse italiana, avevo questo ricordo, allora per quello, perché lei è di Andorra è venuta in Italia, In Andorra si parla spagnolo o francese? Allora si parla, la lingua ufficiale è il catalano, che è un po' la lingua di, sai, di Barcellona, ma è veramente ufficiale in Andorra. Poi, visto che ci sono talmente stranieri, hai due altre lingue, il francese e il spagnolo, quindi tu per qualsiasi pratica potresti farla o in francese o in spagnolo. Okay. Quindi, lavorando a Comensal, che è una ditta più o meno francese, non ho mai imparato lo spagnolo. Lascia perdere. Però l'italiano sì, cavolo. Però l'italiano sì, sì, sì. Ma quello l'hai imparato quando sei venuto a vivere qui per Matt Bluegrass? Sì, sì, sì. Davvero? Sì, davvero. Se tu sei arrivato che non sapevi zero? Non sapevo zero. Parlavo in inglese e poi alle macchine a caffè, cazzo, non capivo niente, quindi per forza ho dovuto arrangiarmi. E in quanto tempo ce l'hai fatta? Un anno e mezzo, un anno. Sì. Beh, comunque buono, eh? Sì, no, ci sta, dai. A me piace, quindi... E come hai fatto? Cioè, così... Provato? Ma una parola, due, tre? Sì, parlando mi piace leggere, quindi leggevo un po', mi sono un po' sforzato a leggere così e... No, ci sta. Hai scaricato Duolingo? L'ho scaricato ma non l'ho mai usato, sono perché pessimo. Ragazzi, questo sponsor è offerto, no, in realtà in realtà non è vero, non siamo ancora abbastanza famosi per avere uno sponsor. No, volevo chiederti se in caso funzionava, perché l'ho scaricato perché io teoricamente parlavo lo spagnolo. Teoricamente? Però non praticandolo, poi alla fine sai, dimentichi le lingue. Quindi ho detto no, ok, dai, mi scarico Duolingo e sono sicuro che... Ti ha aiutato? No, cioè, è bello che mi manda le notifiche e mi dice la tua lezione di spagnolo oggi. Secondo me è il meglio andare a Barcellona, ti fai tre settimane di feste, finisci i pari benissimo. O finisci morto e impari il tuo spagnolo, ci sta. Ci può stare. Beh, l'idea è quella in realtà, questo inverno. Esatto. Il fatto di essere immerso, secondo me, comunque dopo un po' ti viene anche per obbligo o per... Ci sta. Quando cominci a sentirlo di continuo dalla mattina alla sera. Esatto. Per osmosi lo impari. Sì. Ma te sei nato dove? In Francia? Io sono del sud della Francia, quindi sud. Toulone tra Nizza e Marsiglia. Okay. Ma ho fatto gli studi più al nord, che veramente non era bello per la bici, quindi no. Il scopo era ritornare al sud. E poi da lì vengono tutti i rider fortissimi da dove vivi. Secondo me abbiamo un terreno che è molto naturale, molto sassoso, molto tecnico e soprattutto nessuno, cioè quando ero piccolo nessuno prendeva cura dei sentieri, quindi li avevi come erano. Okay. Chi quindi, sopravviveva diventava poi pro. Radici non ne ho mai visti nella mia vita. Davvero? Zero? Cioè era solo sassi, e quindi anche secondo me su alcuni World Cup vedi veramente un po' da dove vengono i piloti, sai? Cioè il fatto di quando impari secondo me la bici a un posto comunque ti viene delle cose molto più naturali. Che è vero, cioè, parlavo con Ronan che è un rider nostro, sì, cioè, appena che vede un po' di pioggia che sa che è bagnato forse lui fa 80% del suo riding sul bagnato. Giusto. Quindi cioè, ci sono delle magari qualcun altro appena tipologie. Vede la pioggia si prende male, che è preoccupato e comincia a farsi poi ci vuole tanti training secondo me per tutti i rider per veramente essere capace di avere tutto sotto controllo. Ma anche quando eri in Comensal seguivi la coppa, le gare così o meno? Sì, più sul lato evento, non sul lato foto e sponsoring, ma sì, quindi Val di Sole sono già venuto parecchio. Ok, parecchio. Dura. No, per me la pista è la più bella in assoluto. Okay. In Andorra era bellissima. Ma ce lo stai dicendo perché sei qui con noi e sei qui in Italia? No, perché è un po' il DNA della DH. Di magari non è la nuova scuola, nel senso che è vero che adesso comunque cercano a fare piste di sotto 3 minuti, delle cose anche più veloce,
più spettacolare, più salti, mm. più esatto, più spettacolare. Qua siamo ancora sul DNA della DH, tecnica lunga, perché la pista è lunghissima, ripida. Cioè, non so se l'hai fatto a piedi. Sì, guarda, ho mal di gambe. L'ho fatto due volte ieri, sono cotto. Vedete, domani c'è solo il cross country. Sì, esatto. E no, secondo me è una delle piste che sì, rappresentano l'apice della tecnica e sì, del riding in generale. Ok. E secondo te cioè, è cambiato tanto l'ambiente poi del paddock e i team da quando hai cominciato tu? Buona domanda. Magari più professionali? Sì, magari c'è un po' più di professionalismo, magari un po'. L'abbiamo visto anche su alcuni realtà che hanno approcciato la gara in modo un po' diverso. Prima si faceva una bici e tu gareggivi con quella e basta. Mm. Adesso che ci sono come... cioè tanto sviluppo ma anche tipo un Comensal o anche una Nukeproof che fanno già provare la bici, la creano per gli atleti e poi la mettono sul mercato. Questo magari non era così tanto vero prima. Cioè, prima portavano la bici e i rider dovevano modificarsela loro per farsela andare bene. O magari non avevi così tanto anticipo, dove i rider avevano la bici magari 6 mesi, un anno prima che viene rilasciata. Quindi hai veramente un sviluppo ormai. Okay. Poi a livello dell'ambiente, secondo me, c'è ancora il giusto bilanciamento tra professionalismo, ma anche, cioè, non siamo la Formula 1, qualcuno che viene qua a Val di Sole, cioè, riesce a vedere tutti gli atleti, entra sul paddock. Cioè, uno che gira per il paddock si vede passare di fianco Brugni o Greenland. Cioè, siamo rimasti accessibili, rimasti sì, cool. Puoi fermare l'atleta e fare la foto con lui senza nessun problema. Esatto. Secondo me questo qua è una delle grossissime qualità della mountain bike. Davvero? Sì, da piccolo comunque, sai, quando venivo a vedere la gara qua, cioè, il fatto che un ambiente dove c'hai il campione esattamente... di fianco a te o comunque che lo puoi, anzi magari fai festa insieme a lui la sera. Infatti lo stavo per dire, dov'è che trovi un top 10 al mondo che sono un po' ubriachelli alla sera e fanno la festicciola tutti assieme? Sì, esatto. Non vedrai Lewis Hamilton. No, non penso. Beh, ma già ciclismo su strada è impossibile. Sì, è molto più strada. Difficile c'è un bel mood. Sì, c'è un bel mood. Ma segui anche la strada tu? Faccio foto un po' in strada, ma non seguo la parte atleta. Mio collega Achille, che conosci te. Ah beh, certo. Sì, che lui si occupa del team, che è già un bel lavorone, sono in tanti. Ma per dire, cioè, anche nel modo di lavorare, secondo me anche sul ciclismo di strada, noi lavoriamo con Tadej, ad esempio, che è uno molto bravo, ma è anche uno che si sente che la bici è una passione. E quindi abbiamo già fatto servizi, lavori con lui e rimane stra disponibile, stra... super easy. Sì, super easy. Ma, non è il caso di tutti, ma lui è così. Però secondo me, sai, la cosa che ho visto io poi anche nella parte strada è che secondo me la cosa che a me non piace tanto è che la mountain bike sono tutti easy, cioè sia gli addetti ai lavori sia i rider, e quindi l'ambiente è super easy. Invece mi sembra che su strada siano gli addetti ai lavori che vogliono creare un ambiente un po' d'elite. Mentre invece poi quando hai la possibilità di parlare con i ciclisti, con gli atleti, alla fine sono persone normali, nel senso ho avuto la fortuna di fare il Giro E, che ho pedalato con Cunego, che ha vinto 2 Giri d'Italia, Sascha Modolo, cioè tutta gente che comunque ha un palmarès incredibile, eppure sono delle persone tranquillissime. Sì. Secondo me è un po' l'ambiente che vuole creare una cosa elitaria. Non è una cosa elitaria, però elevare un po' gli atleti che sono in quel momento al top della loro carriera e per fargli sembrare ancora più fighi. Sì. È vero, poi è vero anche che devono gestire, non so, 10-15 rider. E secondo me il staff deve essere molto più attento a quello che sta facendo. Cioè, rispetto a comunque un team di mountain bike, un team di downhill, quanti rider ci sono? Al massimo 4-5. Cioè, lì il numero di atleti secondo me ti costringe a avere... Forse anche il numero del pubblico. E anche il numero del pubblico. Se ci fosse 10 volte il pubblico che c'è qui in Val di Sole, sarebbe difficile da gestire. Sarebbe bello, dai. No, sarebbe stupendo, però capisci che poi... ci vorrebbe la scorta. Gli atleti dovrebbero passare in un corridoio preferenziale. Sarebbe tutto molto più transennato, non potresti accedere a... Cioè, alla fine... Sì.
Quando è che ti capita di stare a un centimetro dagli atleti che passano in gara, sia nella DH che nella cross country? Cioè, nella cross country in salita sono lì, sono a un metro. Cioè, in quale sport è la possibilità? In calcio c'hai le reti che sembri in gabbia. L'atletica sei lontanissimo. Cioè, sono tutti sport molto più distaccati. Cioè, anche su strada, alla fine passano talmente veloci che... passati. Sì, è vero. A meno che non vai tipo su... Zoncolan. Ma vecchi passano comunque 20 all'ora in salita, 15 all'ora, 20 all'ora. Cioè passano, sei lì 2 ore, 3 poi ore per spedire uno che fa. Esatto. Poi la cosa figa è che comunque tutte le discipline, cioè per esempio anche cross country, li vedi comunque passare all'interno di un circuito. È come se fosse un'arena. Esatto, sì, un'arena. Ecco, solo la forza del cross, comunque. Ma infatti nel cross country, secondo te è cambiato tanto come il DH? Cioè la DH ovviamente c'è il solito discorso, no? Spettacolare, veloce, salti. Cross country è diventato più tecnico sicuramente. Direi tranne Leo Gang, che era un po'. Per inizio, almeno questa stagione, era un po' da parte. Ma delle piste come qua, come Landsride, sono delle piste belle tecniche. Soprattutto molto è molto completo come percorso. Okay. Nel senso che hai salite tecniche, salite più semplici. Discese tecniche, rilanci, cioè è molto completo come percorso, secondo me. Il chiede più energie. Sì, ci serve essere un atleta molto più completo, cioè non puoi arrivare qua se non sei bravo tecnicamente. Magari una volta bastava solo il motore, dici. No, giocava magari una parte più importante. È più importante avere le gambe, meno tecnica. Sì. E poi ci sono tante strategie, come abbiamo visto nelle ultime gare, quando vedi Landsride o i World Champ, ci sono anche delle... devi essere molto bravo come... un atleta molto corsa. Sì. Sì, è un po' come su strada che devi un po' limare, devi beccare la fuga giusta, oppure far finta di essere stanco, però in realtà ne hai. Sì. Figo, è vero, lo fanno tutti, No, è così, è soprattutto parte della tattica. Bisogna essere degli attori. Beccare il momento giusto. Avrei detto un altro aggettivo io, però. Cosa avresti detto? Avrei essere un po' bastardi. alla fine sei lì per vincere, non è che sei lì perché sono tutti amici. Ma è giusto, comunque fa parte anche quello della tattica. Vero. Gestire un po' l'effetto, anche sapere quando devi spingere. Poi ci sono... anche delle cose che non vediamo noi da fuori, ma che capisci un po' quando parli con sei atleti e i team, e che ogni tanto l'obiettivo di un atleta non è solo il risultato, è anche per lui nella sua crescita in stagione. Quindi lui, magari per lui è un po' più importante di essere davanti per i 2 primi giri, perché a livello confidenza gli aiuta. Cioè, ci sono talmente fattori umani ormai. Se parli con atleti in DH, ma anche in cross, cioè, la differenza adesso si fa anche tantissimo su come tu approcci la gara, qual è il tuo approccio mentale, tutti hanno un coach mentale. Ne parlavamo giusto oggi, che con il cambio di format adesso comunque devi fare 2 discese a manetta semifinali e finali, comunque secondo me a livello mentale hanno fatto uno step in avanti grandissimo, quindi più difficile. Più che a livello fisico, perché all'inizio dicevamo a livello fisico magari sono più stanchi, ma ormai se vai nel paddock sono tutte delle bestie. Cioè è più a livello mentale che devi... Hai 2 picchi di attenzione giganteschi. Cioè devi attivare. E in mezzo hai un buco di 40 minuti dove ti rilassi e poi devi ripartire. Cioè, non è come l'enduro, dove sono più abituati magari a già gestire un effort che non sono a 100 oltre per cento. Lì devono spingere sulle 2, quindi perché ormai comunque se prendi un po' il top 30 non è che hai tantissima margine, non è che puoi dire semifinali la prendo un po' con calma. Un secondo, già, ciao, sei fuori, cioè, è molto impegnativo. Ma secondo me il formato nuovo, comunque, non lo so voi come lo vedete, ma lo vedo bello. Dalla parte nostra, sempre. Anche dalla parte mia come fotografo, molto meglio. È più discese da fotografare. Sì, esatto. No, ma parlaci un po' di questo lavoro. Com'è fare il fotografo in Coppa? Perché nessuno parla mai di questi retroscena. Sì, dici? Nessuno parla mai. Si parla sempre di atleti, robe. Ma quindi tu fai il fotografo per
tutti i vostri atleti? Sì, tutti i nostri atleti. Noi l'idea quest'anno è poter fare sui nostri canali un live quasi in diretta, in foto, quindi in pratica scatto subito, la passo sul telefono, la lavoro sul telefono e la posto. Quindi l'atleta quando arriva, finisce il suo run o poco tempo dopo, ha la foto postata, lui è taggato e può condividerla. Poi sono delle foto che ci servono poi dopo gara per fare un recap o magari per i cataloghi, eccetera. Ma quindi è un po' la maniera dove noi a Bluegrass approcciamo le cose. Quindi faccio le foto dei nostri atleti poi. Ma se il telefono non prende? Ma viene caricata dopo. Sì, sì. Ormai il wifi dalla camera al telefono funziona abbastanza bene. Anche senza rete, quindi quando il posti che... No, ma pensavo che quando tu lo fai durante la gara. Sì. Ah, okay. No, in teoria no, prende abbastanza bene. Poi non è che siamo a un minuto o due, l'idea è solo da dire nell'arco di 20 minuti c'è qualcosa di live, di qualità, scattato con la macchina foto, ma postato subito. Perché anche un po' il problema del lavoro del fotografo ormai è che siamo cioè le cose devono essere immediatamente... Con una qualità altissima. E devi avere qualità, quindi era un po' l'idea di trovare un modo di approcciarlo. No, è strafigo come idea, l'unica cosa che è veramente è complicato. Sì, è complicato. Devi fare una scelta di... ovviamente non puoi scattare tutti, quindi il fatto di concentrarci su nostri atleti ci permette di farlo. Chiaro. Perché l'idea è che comunque... cioè, trovi i posti giusti che ti piacciono per poter fare la foto che al tuo parere è la più giusta possibile, quindi non devi scattare così, quindi c'è un lavoro di seguire il timing, sapere quando passano, posizionarci bene, cioè, e avere una diversità, quindi se ho fatto la foto lì a Ronan, fosse per Dylan, cerco un altro posto. Cioè molto più difficile nelle prove dove non sai quando passano, invece in gara... In gara hai la lista, sei più o meno tranquillo. Ma che canali usate, come Instagram? Instagram. Solo Instagram? Sì, principalmente. Sì. Invece su YouTube non fate niente extra foto, dico? Su YouTube no, condividiamo i progetti più, diciamo, video di vini a Madeira per un lancio prodotto, cose, ma è più un canale che ci serve così. Purtroppo non abbiamo il flusso di contenuto che ha l'Andrea per poter... Vi manca il pialo? Che edita. Dovete prendere un piccolo pialo che edita i video. Esatto, ma ci manca anche, ci serve qualcuno che dà voce e su cui la gente si identifica. Sai? Tu secondo me potresti essere la persona giusta. Dai, non chiacchierò come te, dai. Cosa vuol dire? Sono bravo come tu sei. Beh, ma guarda che non è che bisogna parlare all'infinito. Secondo me, parli giusto. Secondo me tu sei la persona giusta perché conosci tutti, sei super social. Quindi potrebbe essere strafigo. Mi fai lavorare di più ancora. No, potrebbe essere lo switch. No, un'evoluzione. Un'evoluzione. No, ma abbiamo visto che canali YouTube comunque funzionano di brutto. E per il momento lavoriamo più con, cioè, sponsorizzando catene, lavorando con diversi giornalisti per creare contenuto che sia interessante. Perché noi non riusciamo a produrlo così tanto. Okay. Quindi, ma invece TikTok? TikTok è una discussione un po' aperta, non abbiamo ancora trovato il modo per farlo funzionare. Quindi la mia collega che si occupa dei social ce lo dice sempre, ma secondo me dimentichiamo un po' ogni tanto che tutti questi social richiedono una massa di contenuti impressionante, quindi vero. E soprattutto TikTok, che è tipo una trita rifiuti, cioè devi buttargli dentro una quantità di roba incredibile, cioè solo per quello. E se poi voglio farlo con qualità, sai quanto tempo ci vuole, sì. Lo sai. Anche un po' il fatto che noi da mountain biker, più che ad esempio sulla strada o su altri campi, siamo sempre stati abituati a avere un tot di contenuti belli, gratis, a disposizione, video tutti i giorni, vai sui canali che non dico il nome, ma trovi video, quanti video al giorno escono, quante cose escono al giorno. Quindi anche lì è difficile di avere sia la massa di contenuti che la qualità e capire se funziona, perché sono
investimenti comunque, quando mandi un rider su una location, che prendi un videomaker, che prendi un fotografo, cioè sono investimenti che magari tu quando lo guardi a casa, che ti piace o non ti piace, dici ma sì, ci sta. Poi contenuto. Magari hai speso 10.000 euro esatto, per la trasferta. Esatto. Sì, no, più che altro magari ti appare e fai così, fai, è già andato. Esatto, esatto. Swipe. Però alla fine se ti pensi, sarebbe assurdo secondo me sponsorizzare rider senza poi fare tutto questo tipo di operazione qua, perché alla fine non riesci a valorizzarlo. Conviene quasi, tra virgolette, sponsorizzare meno persone o comunque fare invece una cosa più di qualità. Il problema appunto dei top rider è il problema. Il motivo per cui vengono sponsorizzati pochi top rider, secondo me, è quello. Cioè viene concentrato tutto il budget, comunque tutti gli investimenti, dopo abbiamo visto, magari ce lo potrà dire a livello di azienda, è quello. Cioè si punta ai top. Beh, anche perché se almeno massimo, hai la mole di lavoro dietro, è enorme, sì. Comunque se vuoi valorizzare l'investimento che beh, guarda, che solo in Formula 1, cioè i piloti di Formula 1 che sono 20, sono i più famosi al mondo, se già pari da Formula 2, non li conosce nessuno. E non è che sono sfigati, cioè sono dei piloti allo stesso modo di quelli di Formula 1. No, questo è vero, secondo me non è solo i top, e cerchi i rider che sono i più completi possibili, cioè ormai per cioè fortuna o per sfortuna, esatto, non vale solo la performance in gara, è anche una tematica che affrontiamo con diversi rider, che chiacchieriamo con i team, cioè non solo per dire dovete farlo, ma anche come carico psicologico per i rider, che ormai cioè, se tu devi vincere le gare di downhill e tu sei pagato solo per quello, quante pressioni avrai? Cioè, ormai si gioca a pochi secondi, quindi sì. Tu vuoi dire fuori dal podio, allora il tuo valore non c'è è più finito lì. Quindi invece è vero che è un impegno importante per gli atleti, ma togli anche un po' di pressione, dici non so. Ronan sta andando benissimo, ma è bravissimo sui social, dici ok dai, fai un top 10, un top 20, fa niente, cioè tu il lavoro lo porti avanti, o una Veronica ad esempio, Veronica okay. Windman, che è molto brava anche sui social, cioè sono, ti togli anche un po' la pressione da dire devo per forza, perché comunque l'hanno questa voglia, che arrivo lì davanti. L'hanno questa voglia, cioè tutti vogliono vincere, non c'è mai un atleta qua nel top 100 che arriva e dice mi la prendo tranquillo, ma comunque il fatto da dire ok faccio abbastanza cose per dire ok il mio sponsor non mi mette la pressione da dire tu devi portarmi i risultati. Secondo me anche per un atleta è un'opportunità. Vero. Beh, anche per un futuro, perché secondo me la questione anche riguarda anche il futuro, perché alla fine non si può essere atleti per sempre, quindi a un certo punto dovrai o hai un lavoro. Hai atleti che sono diventati YouTuber, guarda, Gwyn, cioè ci sono alcuni che si sono presi. Emily Batti, ho cominciato a lavorare per Red Bull per fare i contenuti. Sì. Elliot Jackson. Beh, guarda, Bernard Kerr super, super traseguito su YouTube. Boss totale. E anzi, è lì ancora corre, fa il team manager. E va ancora forte. Va ancora più forte. Da quando ho cominciato. Oggi è rischiato, Assurdo. Oggi ne ha delle sfide che ha smesso di piovere. Assurdo, cavolo. No, ma vedi, poi cioè, secondo me, se tutta la pressione l'assorbi come atleta per il risultato, cioè, sono troppi atleti che possono vincere, se prendi la lista ormai di oggi, cioè, perché sono tutti il lì, top 30, c'è quelli che sono in finali, ormai hanno tutti la loro possibilità di vero. Beh, sono tutti atleti che abbiamo sempre visto, esatto. Cioè abbiamo visto sul podio almeno una volta. Anzi, quindi questo è anche un po' una responsabilità, prendo un po' più di tipo, vado un po' più sopra, e anche una responsabilità di una marca, magari noi siamo solo una marca di caschi, ma comunque siamo, diciamo, abbiamo anche accordi diretti con atleti eccetera, di sapere non mettere pressione, sapere accompagnare gli atleti e non avere la visione reale della situazione dell'atleta per metterlo nella posizione migliore del suo valore oggettivo, non solo del momento, perché c'è da andare come sponsor e dire ok noi quello che ci importa è la visibilità del logo, il risultato e basta. Cioè, non va, quindi il fatto di anche essere
diciamo, sulle gare per noi è importante per creare questo legame con l'atleta e anche dire ok, guarda che ci sono altre cose che il risultato, altre, cioè, di parlare con loro, capire le situazioni e poter poi farlo passare diciamo, come più, messaggio. Più in alto, sì, sì, certo. anche a noi internamente, più da dire beh, ok, guardate che la situazione è quella, è successo quello. Beh, anche perché cioè, ognuno può avere i suoi problemi, magari c'è un momento in cui l'atleta non va più, sì, tipo. Esatto. E magari lui dice no, basta, è finito, non è più al 100, sì, magari c'è un problema, magari sì, sta risolvendo, non so, una problematica fisica e esatto, tu non lo sai da fuori. Sì. Esattamente. O l'abbiamo visto per fortuna con Marin, perché poverina ha avuto tanti infortuni, Marin Kabirou, nei ultimi anni, dirgli non gareggi, cioè per noi non è importante, cioè, meglio che ti rimetti a 100% quando sarai pronta, gareggi. Quindi lasci perdere, ultime gare dell'anno scorso non lo fai, cioè non le fai, stai a casa. Sì, ci sta. Quindi cioè, avere anche queste voci qua da dire ok, prendi in conto tutta la situazione è importante ormai. Sì, sì, perché magari poi l'atleta si sente in dovere di dover andare a correre senza esatto, essere in forma per dire no, guarda i miei sponsor, sennò poi magari non sono contenti. Esatto, poi io ho fatto quello. Magari dalla tua parte dici no, sì, ma non c'è nessun problema, puoi aspettare esatto, quando torni. Esatto. Quando sarai ok, puoi tornare a correre. Sì, anche nei periodi, l'anno scorso dovevamo rinnovare il contratto di Marin, cioè anche lì non c'è stato dubbi, non c'è stato problemi. Cioè, se ripartiamo anche molto tempo fa, quello che vogliamo dimenticare, ma la periodo del Covid, anche un po' il nostro approccio era da dire cioè, continuiamo a tenere accordi validi, perché a noi quello che importa è la visibilità che ci crea l'atleta sull'anno. Se non ci sono gare, ci saranno gare in fine anno o quando ci saranno, ma se chiunque fa il suo lavoro, perché dovremmo tagliare i contratti? Quindi abbiamo tenuto tutti i contratti come erano nella periodo Covid. Quindi nonostante il fatto che non ci fossero, nonostante il fatto che non ci fossero gare. Sì, è una, se vuoi, è un investimento sul futuro, perché nel senso che dal momento in cui dimostri la tua fiducia nel team, nell'atleta, sai che quando ripartirà lui sarà lì, sarà pronto. Cioè, sì, magari ci sarà riconoscente, perché sì, come esatto, tu hai dimostrato a lui che credevi, avevi fiducia nell'atleta, sì, l'atleta poi magari dirà cazzo. Magari riceve anche un'offerta migliore da un altro brand, però rimane no, con te perché si è affezionato. Cioè, ci trova bene. Per noi succede spesso che ci sono offerte migliori che la nostra, ma per la relazione che abbiamo con gli atleti, con i team o con i marchi, riusciamo a continuare a lavorare insieme, anche per la qualità dei prodotti, perché questo è anche qualcosa che conta tantissimo. Eh beh, sì. Abbiamo visto, chiedevi un po' i cambiamenti nel mondo DH, il cambiamento che abbiamo visto è adesso i rider sono veramente attenti alla sicurezza, che sia sul percorso, l'abbiamo visto con Amori, ma noi come produttori di caschi, su il casco, il prodotto sicurezza, cioè prima andava bene tutto. Potevano scegliere la marca che pagava di più, che aveva l'immagine la più figa, e ormai ti chiedono, sì, vanno a cercarci perché sanno che il prodotto è top, la sicurezza è top, che abbiamo il laboratorio interno, che possiamo farli vedere gli impatti, che l'anno scorso è caduta una ragazza, ci ha portato il suo casco, l'abbiamo riprovato nel lab con lei, gli abbiamo spiegato le cose, gli abbiamo detto guarda che quando hai un impatto devi cambiarlo, ma il fatto di poter farlo vedere, di essere in grado di spiegare per un atleta è molto importante, perché cioè, non gli dai un prodotto, quando ha un crash sei capace di spiegargli cosa è successo, perché dargli qualcosa in più. Figo. E per noi è veramente qualità un del punto, marchio alla fine. Sì, un punto di forza. Sì. Beh, anche io sono rimasto super colpito quando sono venuto da voi a vedere tutti i vostri test, la sperimentazione che fate sui caschi, è incredibile da vedere dal vivo. Ma è importante, poi cioè è quello il cuore del lavoro comunque, quindi tutto il resto, il marketing e tutto il resto ci serve. Anche perché avete ci le vuole. Mani degli atleti. Sì. Avete la testa degli atleti nelle vostre no, mani. Ma è di tutte le altre persone comunque. Sì, sì. Sì, e nell'altro lato è anche importante lavorare con atleti giusti, perché loro ti aiutano tantissimo a sviluppare i prodotti. Quindi tutti i prodotti che sviluppiamo con Bluegrass hanno comunque un DNA molto racing, e li abbiamo sviluppati con i team. All'epoca, diciamo, il Legit Carbon che è in uso adesso, l'abbiamo sviluppato con Tresiana, con Micana,
che all'epoca stavano con noi. È importante perché ci sono talmente piccoli dettagli che per loro cambia tantissimo tutto. Cioè, che se non hai questo lavoro con gli atleti, tu come fai? Cioè, noi andiamo in giro... Non puoi avere dei feedback. Cioè, non puoi dare un feedback così preciso. Certo. Cioè, mi ricordo che avevamo speso, non lo so, un mese a fissare la lunghezza della visiera, l'altezza della visiera. Cioè, sono delle cose che magari passano inosservate da qualcuno che lo compra, ma che hanno preso mesi. Ma passano inosservate perché sono fatte bene. Il lavoro è che tu lo metti e ti dimentichi. Se qualcosa non è fatto bene, no, te lo accorgi subito. Infatti. Ma per spiegare, com'è che funziona la collaborazione, non so, di uno sviluppo di prodotto quando, diciamo così, decido di collaborare con un atleta in particolare, sì, per sviluppare in questo caso qui un casco? Una buonissima domanda. Noi in pratica cominciamo il disegno di un casco con dei sketch sulla base di, diciamo, quello che vogliamo ottenere. Quindi vogliamo un casco di downhill in carbonio con queste caratteristiche e partiamo da qua. I designer fanno i sketch, ma poi da noi passano subito in 3D sul computer. Quindi una volta validato alcuni disegni, riusciamo a stampare subito un casco in 3D. Quindi no, con questo casco qua inizia il lavoro con gli atleti, perché già con questo casco, che non si può usare ma si può indossare, riesci ad andare da loro, fargli provare il casco. Ad esempio, il nuovo casco che è uscito il mese scorso di Enduro, già l'anno scorso a Lourdes l'avevo portato a Marine per fargli provare la compatibilità con la maschera Scott, la visibilità della visiera, la montoniera, e abbiamo fatto lo stesso lavoro con Dean Lucas, con Martin Maes. Quindi già dall'inizio del progetto riesci a dire ok, ti piace, non ti piace, queste cose qua sono ancora indecise, possiamo cambiarle, cosa ti piacerebbe, e quindi riesci ad avere già un primo prodotto, un primo prototipo già bello funzionale. Già dove hai tolto un bel po' di incognito. Eh sì, perché prima avresti dovuto fare uno stampo, preparare un casco vero. Esatto, mandarlo a qualcuno, e quindi lì riesci a diciamo eliminare tutti i problemi che tu potresti avere. Prendiamo anche il feedback sul stile, ci sono anche tanti aspetti. Una volta questo definito, facciamo, come dicevi te, il stampo, prendiamo i primi prototipi e lo mandiamo a provare. Da qua ci sono tot di cambiamenti. Ad esempio lì sul nuovo casco abbiamo speso tantissimo tempo su sviluppare i cheek pad, abbiamo messo 3 mesi per svilupparli, quindi abbiamo lavorato con Rider run su run, che ha provato diverse taglie di cheek pad, forme di cheek pad, e quindi lì poi arrivi a un prodotto finito, pronto, e quindi è un processo abbastanza lungo, ma il fatto di poter lavorare subito quasi con l'atleta, con un prodotto in mano che anche se è in 3D è molto vicino alla forma generale e anche al conforto che potresti dare, è molto, molto importante per noi. E pensate che gli atleti siano la persona giusta per sviluppare i prodotti? Per fare è un'altra è una buonissima domanda. Secondo me sono molto giusti, ma non da soli, perché hanno delle aspettative giuste, giustissime, ma il problema è che loro hanno una visione comunque limitata del mercato, perché magari sono sponsorizzati nella loro vita da 3, 4, 5 marchi di caschi o altro, anche di bici. Quindi ci serve anche, noi ci appoggiamo su 1 o 2 persone che loro hanno una visione un po' più larga, che provano tutto quello che c'è sul mercato e che sono capaci da dirci ok, questo ci sta, questo è sottotono rispetto a altri, e quindi riusciamo a lavorarci su. E anche noi, diciamo, anche noi lo proviamo. Ci sono anche voi internamente. Diciamo, noi cadiamo molto di più che gli atleti, spesso. Una cosa che posso dire, senza dover fare la marchetta così, è che i caschi Bluegrass sono uno dei marchi più comodi che abbia mai provato nella mia vita. Cioè, lo metti,
è imbarazzante, se non ha punti di pressione strane, cosa che succede a volte, se lo metti è perfetto. Però la cosa, la cosa che secondo me è tipo il casco, come tipo anche l'indumento, cioè okay, alla fine ho noto che, non so, finché non lo provo, cioè sì, secondo me non dipende neanche, cioè io ho un casco magari che dico che ecco lì è la miglior marca, è il casco che vorrei portarmi a casa, perché secondo me è più figo, eccetera, poi lo metto su e dico ok, vabbè. No, non ci posso stare. Ah, ragione. E per quello che lavoriamo, abbiamo fatto questa scelta di continuare di lavorare principalmente con i negozi. Giustamente per quello, perché tu arrivi, devi provarlo, devi vedere se ci sta bene, se sei bello anche quando ti guardi in specchio, eh beh, perché è anche un accetto. Cioè, deve anche essere bello il casco in sé. Esatto, deve essere anche bello il casco. Quindi anche per quello che abbiamo fatto, cioè noi non andiamo diretto online, non è il nostro DNA. Cioè, okay, per noi anche perché poi siete a tutti gli eventi del mondo praticamente, alla fine. Sì, anche lì la gente può venire a Val di Sole, provarlo, farci un'idea, e anche per quello che siamo qua. Ma cambiando totalmente discorso, sennò poi parliamo solo di quello. Dai. Parlaci della tua giornata da fotografo tipo in Coppa del Mondo, perché è una roba che nessuno capisce mai. quanto mazzo si fanno. Tu ci tieni a questo argomento qua. Madonna, sì, no, dai. Beh, perché voi, cioè, se voi non siete mai venuti a una gara di Coppa del Mondo, l'avete guardato le gare solo dalla televisione o da YouTube, quello che è. Voi non vedete mai tutta la gente che lavora dietro a un evento del genere, perché vabbè, finché sta la gara del campanile, ok, ci sta il fotografo, il videomaker se c'è a volte, ma qui ci sono le flotte, cioè è una gara nella gara, o no? Sì, è una giornata piena, direi. Ne parlavamo con Marin prima, mi fa: che ora sei partito? Prima di te. No, no, raccontaci orari e tutto. Sì. Com'è? Allora, la prima cosa è comunque le giornate sono molto dipendenti dai programmi che hai, quindi ci sono delle giornate più impegnative, come ieri ad esempio, e un po' meno come oggi. Ieri perché se segui sia il DH che il short track, ti fai una giornata dalle 8 della mattina alle 8 della sera sul campo, poi c'è tutto il lavoro che fai dietro, quindi lì in pratica tu ti alzi abbastanza presto, cerchi a salire abbastanza subito per trovare i punti che ti piacciono, ricordarti di cosa hai visto che ti piaceva. Per i training cercare a beccarli, perché passano a caso un po', quindi tu arrivi, scegli il tuo posto, io faccio così, poi magari altri fanno un po' in modo diverso, ma scelgo il mio posto, aspetto, passa uno, mi sposto un po', passa il secondo, e quindi riesco a avere diverse situazioni. Okay. Quindi magari fanno tre volte il training o tre foto diverse per atleta. Quindi lì fai così. La cosa la più importante è prendere il panino prima di partire la mattina. Se non sei fottuto. Crisi di fame in mezzo alla pista. Dalla colazione a buffet, esatto. Spendi la giornata e lì più o meno, perché parti, cioè in DH ad esempio ieri ho fatto due volte la pista, ma non è che mi sono fermato poi in basso, quindi sono sceso e sono ripartito subito in su. Quindi fai questo, e quando hai il time run è un po' più semplice, perché sai quando partono, certo, quindi sì. Non è che i fotografi fanno le foto a tutti i piloti, abbiamo una lista di clienti, certo. Io scatto per Blue Bus, usi gli altri per fare delle prove e poi... Sì, esatto, usi gli altri per fare le prove, non è che il scopo è ritrovarti con 200.000 foto, il mio scopo è avere meno foto possibile al fine giornata, perché sennò devi lavorarci su e poi non ce la fai. Quindi segui i tuoi atleti e cerchi di avere la foto che ti piace di più con loro, quindi sei comunque dipendente di un tot di fattori, che il primo è la tua scelta di posto e nel tempo che hai, perché magari hai un atleta che passa subito l'altro, non certo. È che hai tempo di... e poi magari l'atleta si ferma davanti a te, sei lì e dici, boh, vabbè, ciao. Faccio un close up sul casco. Esatto, fai close up. Cioè ci sono anche tante cose, tanti fattori che fanno una foto bella o non bella, che non sono solo dipendenti sì, da te come te. Fotografo. Ci sono indipendenti da fotografo. E non è come su un shooting qualsiasi dove puoi dirgli, ma dai, aspettiamo il sole, o vuoi risalire, mi rifai una risalita. Oh, me lo rifai questo pezzo. Me lo rifai questo pezzo. Ciao. No, e quindi niente, poi ieri ad esempio sono
sceso, ho finito il DH e sono andato dal team da cross e ho iniziato il short track, quindi okay. Lì ti rimetti su un altro mood. Il cross country è molto diverso del downhill, anche per quello che è molto piacevole come fotografo scattare lì. Cosa cambia? Ma in DH comunque scegli il tuo posto, aspetti il rider e scatti e passa una volta magari, non passa due. Invece il cross è molto più fisico perché devi correre sì. Per beccarli, se riesci a beccarli più volte a giro meglio è, perché hai due foto, hai due cose. Quello che dicevo ragazzi, se voi non l'avete mai visto cioè, è bello guardare anche il contorno, cioè, da posto di guardare la gara, voi guardate ai lati e vedete queste masse di gente che corrono. Soprattutto tipo la cosa più bella è la partenza. Sì, esatto. Che ogni volta rido un casino dentro me stesso, perché voi dovete esserci alla partenza, cioè la fila di atleti che sta per partire e poi appena dopo il traguardo, cioè dopo la linea di partenza, c'è una massa di fotografi che appena sono passati il gruppo, vedi che corrono in mezzo al campo per beccare l'inizio della salita del giro di lancio. Esatto, è una corsa continua, poi... E quello che è bello, perché devi cogliere il momento, ma trovare comunque un'inquadratura bella. Okay. Sì, è molto immediato. Cioè, fretta ma senza fretta. Cioè, esatto. Fretta senza lavorare fretta, di fretta. Devi trovare. E anche okay. Quello che mi piace con i cross country è che riesci a giocare con il pubblico molto di più. Perché sono molto più vicini, c'è il fatto che comunque interagiscono di più, soprattutto ad esempio delle gare come Lanzer Ride, dove il cross è folle, cioè hai tantissime interazioni. Si può dire la Lanzer Ride è proprio lo stadio con la gente. Sì, esatto. Quindi no, sono cose belle da seguire, quindi quando finisci la giornata sei bello cotto. Quanti scatti fai di solito in media la giornata? Ieri, 2004. Sì. Poi conta 2004. Che sì, 2400. Conta che sono nella media molto molto bassa dei fotografi. Davvero? Sì, davvero. Davvero, una giornata un fotografo in teoria 4-5 mila dai più atleti. Conta che comunque guarda che non è lungo il weekend delle gare di Coppa, comincia solo il giovedì. Poi sì, ma le macchinette le butti via, cioè 5.000 scatti. Non so se hai visto le macchine fotografiche a fine di una loro stagione, come sono che messe. Macchina hai te? Io ho una Nikon Z9, quindi è un mirrorless, scatta 20 immagini al secondo. Non è che a me mi interessano avere tante immagini, è solo che, diciamo, una raffica è finita. Esatto, un'azione che mi piace, ma fai una raffica e 20 immagini. Quello che ti permette è scegli l'immagine più bella. Perfetto. La gente si immagina tantissimo, tantissime volte che questo ti serve di più in discesa, ma non è vero, ti serve di più ad esempio in cross country o ancora di più in strada, perché il fatto di quando pedali, se hai la posizione delle gambe non giuste, e questo è un attimo, è un mezzo secondo. Sì, magari ti trovi con i piedi pari che sono bruttissimi da vedere. Questo la foto la butti via, cioè non l'usi neanche. Quindi, magari è una foto epica, ma i pedali sono pari, basta, ciao, buttata via. Basta. Quindi per tradire te che corre come un matto, arrivi a casa, ho fatto una foto pazzesca. E piedi pare, ciao. Succede ogni tanto, dici no, o c'è qualcuno dietro, o... cioè, è un casino sta roba. Succede, poi anche il bello di, cioè, di questo lavoro. Qua, sai. Ma secondo te si è un po' svalutato il fatto del lavoro, il lavoro del fotografo, visto che parlavamo di social, Instagram e tutto il resto? Perché io sempre visto la gente fare un po' la caccia alle streghe, no? Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, ecco, no, basta, con i youtuber, ecco, non ci sono più i videomaker, con Instagram, ecco, non ci sono più i fotografi. In realtà, secondo me, sono due cose che vanno oppure di pari passo. Questione foto-video, che magari adesso vanno di più i reel piuttosto che... Però vedi, anche lui dice, adesso noi facciamo le foto, le pubblichiamo direttamente, cioè le faccio con la macchina fotografica da 5.000 euro, la edito subito e la posto subito sui social, e io ho una storia che... In teoria la storia parte come idea di base di essere un contenuto fatto live velocemente, invece tu hai un contenuto fatto figo, qualitativamente messo nella storia, quasi istantaneo. No, cioè, pensa se uscire nelle macchine fotografiche con Instagram integrato con le storie.
Magari, magari. Che schiazzi, con già il preset del... Non sono passato ancora lì. Facciamo, brevettiamolo. Secondo brevetto di oggi. Esatto. Abbiamo già aperto un'azienda con Enrico per le sospensioni. Perfetto. Adesso ne facciamo un'altra per questa cosa di royalties. Instagram. Boom. No, è una domanda giustissima, e anche per quello che siamo, cioè abbiamo cercato di fare questa cosa qua con Instagram. Poi, cioè in generale, comunque, la gestione del contenuto, qualsiasi, che sia anche video, è molto difficile per una marca, perché cioè, tu, come dicevamo ieri, tu investi per produrre un contenuto, per creare il contenuto, senza sapere se veramente avrai del view, indipendentemente della qualità. Cioè, potresti avere il contenuto più figo con un atleta figo, ma sei postata al momento sbagliato, magari passa inosservata perché c'è altre cose, ciao. Quindi non è solo dire ok, è la video contro YouTube, contro, cioè le cose condividono insieme, devono essere usate. E poi per me una foto, cioè anche per quello che soddisfazione parliamo personale. Di tantissime foto scattate, ma in realtà sono poche foto. Diciamo, cerchi di avere l'inquadratura giusta, la foto. Cioè, non è che fai passare solo l'action, fai passare un mood, fai passare cose diverse, quindi anche un po' diverso dalla foto che fai con il telefono. Sicuramente non cerchi questo tipo di foto. Quello che è molto più difficile in gara, perché devi avere questa qualità e postarlo il più presto possibile, quindi sì, poi devi trovarti lavori la notte prima nel il giorno momento, cioè. Nel momento giusto, al posto giusto. Sì, se metti che un atleta non so, un problema meccanico, cioè devi essere lì a... O magari per noi come marca più dire ok, noi abbiamo una linea di guida a livello del mood che vogliamo trasmettere, del grafico, tipo parlo veramente graficamente, e questo qua vogliamo svilupparlo, quindi magari non è che andremo a cercare una photo action, io andrei più a cercare un'inquadratura, il mio stile, e noi come marca io ci sono perché posso trasferire questo mood sul contenuto che creiamo come marca. Sì, poi sul prodotto, esatto. Poi finale. Sì, quindi è un po' quello, poi dedicato più al casco ovviamente. Cioè. Chiaro. Io invece ho un'altra domanda, da atleta ho sempre sognato di essere fotografato. Era un atleta, Toby? No, da atleta, quando correvo. Era. Quando correvo ho sempre sognato di essere fotografato da alcuni fotografi. Sì, davvero. Okay. Togliamo i nomi. Sven. Vabbè, volevo essere fotografato da Sven. Cioè, è stato il mio sogno. E pensa che una volta... sarebbe potuto capitare che gli dassi, cioè dovevo dargli un passaggio in macchina da Genova fino a finale. Okay. No way. Poi per super tipo strafelice ho detto cazzo dai, così dopo magari mi ritorno la foto, poi alla fine non è successo. Ah. Però tu invece come fotografo, a chi ti sei, cioè ti sei mai ispirato a qualcuno secondo te? E poi qual è che è il fotografo della mountain bike per eccellenza? Ola, mi fai una domanda super difficile. Aia. No, io sono arrivato un po' sul tardo a livello foto, che scatto da pochi anni, un po' come l'italiano, mi è venuto un po' così, poi ti sei trovato lì. Mi sono trovato bene. No, quindi sono stato abbastanza aperto come mente a livello fotografico, quindi ovviamente tutto quello che fa Sven, ma anche Boris, Beyer, bravissimo. Che è un amico da un bel po' di anni. Lui è stato anche super bravo all'inizio, quando ho cominciato a supportarmi, l'ho osservato tantissimo su come stava lavorando, più come l'approccio, metodo di lavoro. Poi come stile direi io guardo un po' di tutto, che sia cioè vedo foto di Boris, foto di Sven, mi dico cazzo bellissima, figa, cioè mi avrebbe piaciuto farla così, un approccio diverso dal mio. Ma mi fa riflettere su come l'avrei fatto, e questo secondo me è molto importante. Comunque non sei mai soddisfatto, io non sono mai soddisfatto di quello che faccio. Beh, ma tutti i fotografi sono così. Tutti i fotografi. No, ma ci vuole. No, strafigo sto scatto. No, ci vuole. No, e poi tantissimi, tipo i Gruber sulla strada, che sono molti bravi. E anche, sai, altri fotografi, street photographer, cioè
Sì, ce ne sono mille in realtà. Secondo me, io mi piace comprare libri dei fotografi, quindi ho un bel po' di libri a casa, perché c'è solo anche guardarlo come cartaceo, prendere tempo di dire ok, ha fatto così. Cioè, anche seguo uno che sta facendo foto a, non so, le pantere delle neve o animali, piuttosto, si chiama Vincent Meunier. E ha un stile che a me mi colpisce tantissimo, quindi cerchi poi da dire ok, lui l'ha fatto così, come potrei trasferirlo su qualcosa che è lontanissimo dal suo mondo, mm-hmm. su una photo action. Cioè, anche questo... Sì, rubi un po' del suo stile per portarlo nella... Cioè, dire ok, questo stile è più vicino a me, ha delle idee interessanti, come potrei... rimetterlo nel mio mood di ispirazioni per poter farlo. Poi in gara sei un po' più limitato, perché anche sei limitato dal percorso, devi gestire un po' la situazione. Esatto, gestisci le situazioni. Poi quando fai shooting più dedicati, io arrivo sempre con dei pagine Word di idee, proprio di scatti che mi piacciono, che vorrei fare. Potrebbe essere, cioè, disegno super male, ma mi faccio ogni tanto dei disegni così a mano per dire ok, come mi immagino quello che voglio far passare. Poi ovviamente la location ti influisce, il ride ti influisce, ma il fatto di arrivare con delle idee già, dei concetti, per me mi aiutano, perché comunque una foto nasce nella tua testa prima. Certo, cioè, strafiga sta cosa, non l'ho mai sentita da un fotografo. Sì. No, te lo giuro. Cioè, perché alla fine io non ho mai avuto molto a che fare con fotografi che fanno tanti set. Sì. Ho sempre avuto a che fare con fotografi action che fanno tanti eventi. Sì. Quindi secondo me lì è comunque una bravura incredibile, perché devi gestire, come dici tu, riuscire a interpretare e tirar fuori dalla situazione il tuo scatto. Sì. Però dalla parte opposta non ho mai avuto tante interazioni, non pensavo che anche tu scrivessi e tirassi fuori le idee per gli shooting. È tanta roba. Sì, è come alla fine fa un regista per un video, per un film. Alla fine, infatti, tu lo fai anche. No, cioè, ma infatti. No, dai. No, beh, mi è capitato un sacco di volte per fare riunioni. Esatto. Certo. Cioè. Però diciamo che a me piace tanto improvvisare. Improvvisare. Sì, mi piace ma tanto. Ce l'hai anche sulla parte foto, ma il fatto di avere, sai, magari anche alcuni shot chiavi che vuoi fare, ti rilassi perché dici ok, quello l'ho fatto. Questo l'ho fatto, questo è quello che volevo portare. Beh, può essere anche la linea guida. Magari e fai quello e poi il resto può seguire. Perché spesso anche la linea guida di tu come vai a scattare, sarai sovraesposto, sarai sottoesposto, che mood vuoi, qualcosa di molto cattivo, vuoi qualcosa di più easy, quindi anche a livello solo del colore, di come tu vai a lavorare la foto, di cosa metti come primo piano, come secondo piano, cambia tutto. Quindi se arrivi così senza sapere niente, sì, te la cavi sempre, ma secondo me è più stressante come situazione qua. Cioè, soprattutto mi è capitato l'inverno scorso, abbiamo scattato un paio di fotostudio con l'UAE, quando hai un atleta che arriva che dice ho 10 minuti. Ma quelle con i colori? 10 minuti. Quelli con i colori con i neon? Sì, quello con i colori sfocati. Quindi lì, se non hai il set pronto, il concetto pronto, qualcosa, finisci per fare il scatto più semplice, la cosa la più banale, basica che riesci a fare, perché cioè, la pressione è troppo alta, quindi... Oh, comunque... Lui è arrivato là e ti ha detto 10 minuti. Sì, esatto. Cioè, ok. E qua torniamo al discorso atleti easy e atleti no. Sì. Diciamo timetable, schedule, poi ha tantissime cose da fare, tu arrivi per ultimo. Comunque Ulisse, caraffe. Vorrei farti notare che abbiamo fatto un'ora di podcast. Ola, troppo. No, perché lui quando gli ho detto facciamo un podcast, quanto dura un'ora? troppo un'ora. Te l'avevo detto che con te era diverso, dai. Adesso no. Guarda che Uli è stato veramente top. Dai. Comunque, no, mi è piaciuto fare questo discorso con te, perché a volte sembra che, parlando di questi argomenti, fotografia, video, sembra di parlare di cose distanti da tanta gente. In realtà sono cose che vediamo tutto il giorno, tutti i giorni, perché uno quando apre i social e scorre è bombardato da sta cosa, dal marketing, dalle fotografie, dall'immagine. Anzi, perché adesso la comunicazione è solo immagine e video. E quindi... secondo me cioè, è bello conoscere anche quello che c'è dietro la creazione di queste cose. Sì, se la gente invece da fare un scroll in un secondo si ferma un po' su delle foto, a noi avremmo vinto, secondo me. Sai, perché cerchi a dire, ok, tutti i fotografi mettono comunque tantissimo di loro, o
tantissimo impegno. E il fatto di fermarci un po' su una foto ci sta. No, più che altro anche perché magari uno pensa che non sia influenzato da questa cosa. Poi magari, non so, i pilastri del nostro sport, tipo prendi un Semenuk, le sue video part, sì. Cioè, tutti le hanno viste, ma perché sono fighe? Perché oltre al rider e alla tecnica c'è dietro anche un lavoro di immagine che è incredibile. E quindi tu te le ricordi perché ti sono rimaste impresse, altrimenti sarebbe stato un video come un altro. Quindi, e quindi con questa perla possiamo chiudere questo podcast. No, a parte venite a Val di Sole. Sì, assolutamente. Mi sa che ormai quando viene questo podcast... Domani? No, è troppo tardi. No, un po' troppo tardi. 2024 ormai. 2024, dai. No, 2024, venite a vivere una World Cup, secondo me. Io avete tutta la stagione estiva per venire a girare. C'è l'Eger. World Cup, c'è i campionati al mondo. C'è. All'Eger. Lì figo. E tu ovviamente ci sarai, quindi. Devo decidere Ludanviel sicuramente, Léger magari, i World Champ in Fort William, avrò altri impegni, quindi sono un po' bloccato, okay. Ma cerco a farne tanto, ma non solo gare, perché poi sì, anche perché poi se vai ai mondiali ti tocca fare strada, esatto. E cross country, strada cross country, DH e tutto, ti consuma tempo poi, Madonna, la vita, ti consuma la vita. Ti consuma la vita. Detto questo, ringraziamo Ulisse, sto veramente super figo. Come al solito, ragazzi, se è la prima volta che arrivate qui, iscrivetevi al canale YouTube o state ascoltando questo podcast su una piattaforma come potrebbe essere Spotify o Apple Podcast. Continuate a seguirci perché verrete informati dei nuovi episodi in arrivo. Domani avremo altri ospiti, anche perché con Ulisse abbiamo improvvisato al volo. Sì, perché l'ho incontrato qui, anche perché esci qua nel paddock, incontri qualcuno interessante, lo trovi subito. Quello è bello. Dai. Sì. E noi, ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo episodio, sempre qui da Val di Sole, dalla World Cup. Non mi viene mai il nome di questo posto. Mezzana. Commezzadura. Ma non so se è Commezzadura o Mezzana è il paese qui. È Mezzana, ma secondo me la località qui Commezzadura. È Commezzadura. E quindi, ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao, buona serata.